Allora, questo posto pazzesco è l'isola di Gili Trawangan, o meglio, l'isola di Gili Trawangan è laggiù in fondo. Qui siamo sulla piana di marea, una piana di marea lunghissima, vedete le onde sono laggiù in fondo, lontanissime ancora da noi. Ma a parte essere un luogo stupendo, per me è molto emozionante trovarmi qui e trovarmi di fronte a questo mare, perché lì in fondo si trova l'isola di Bali e qua c'è il canale di Lombok. E il canale di Lombok è dove passa la linea di Wallace. La linea di Wallace è quella linea teorizzata per la prima volta proprio dal grande scienziato Alfred Russel Wallace, che stabiliva che al di qua e al di là di quella linea c'erano delle faune diverse. Da un lato c'era la fauna, diciamo, tipicamente asiatica, rinoceronti, tigri, oranghi, mentre di qua, da questo lato, invece c'era la fauna tipicamente australiana. Non siamo ancora in Australia, siamo lontani, ma comunque ci sono i cacatua, un po' più in là ci sono gli uccelli del paradiso, ci sono i marsupiali, senza per forza arrivare in Australia. E tutto questo è successo perché a un certo punto c'è stata la glaciazione che ha fatto ritirare le acque. Le acque si sono ritirate e hanno creato dei ponti di terra tra le principali isole, sia dell'Australia da un lato, sia dell'Indonesia dall'altro, o comunque dell'arcipelago malese. Mentre qua, in questo canale, l'acqua è molto profonda e quindi è rimasta. E quindi si è creato questo isolamento che ha permesso alle due faune di in qualche modo differenziarsi. E quindi è qualcosa che ho studiato sui libri per tanto tempo, ma è veramente emozionante trovarmi proprio in quel punto dove tanto tempo fa il grande scienziato ideò un qualche cosa che ancora adesso è valido. E quindi è un momento molto emozionante. E in più il tramonto, diciamo che è il bonus della giornata.